Ragazze, oggi volevo fare questo breve vlog perché non sono riuscita a girare un video per la settimana prossima, per questa che voi vedrete questo video. Spero di riuscire a recuperare. Avrei in realtà diversi video in programma da girare, ma non ho materialmente il tempo di girarli. Volevo dirvi questo e poi volevo raccontarvi, chiedervi, boh, non lo so. Dunque, ho appena finito di fare tiramisù perché domani vado da mia mamma e mia mamma c'è patisce se non le porto il dolce. E quindi avevo ancora dei savoiardi da finire perché poi non lo faccio più per un bel po'. E, però non erano tantissimi e non volevo comprarne altri perché avanzano sempre, se no finiamo in questo circolo vizioso di savoiardi che avanzano. Per cui ho detto faccio la teglia più piccola. Però per fare la teglia più piccola, a parte che me ne erano avanzati ancora, savoiardi, ho fatto troppa crema, non mi veniva, ecco, ho fatto troppa crema. Allora ho detto, vabbè, faccio anche una teglia piccolina, proprio piccolina, ma mi mancavano 5 savoiardi. E io sinceramente andavo a comprare 5 savoiardi, ho detto, vabbè, li metto al centro, la lascio un po' più vuota, tanto è buona lo stesso. Però mi dispiaceva. Allora ho detto, boh, ma non c'ho qualche altro biscottino da mettere dentro questo tiramisù, anche se è diverso. Non so che qualcuno lo fa con i pan di stelle. Ho detto, boh, chissà se c'è ancora qualche pan di stelle che c'erano. Guardo, c'erano degli abbracci. Però mi è caduto l'occhio che avevo preso, all'Esselunga avevo preso del pan brioche. Savoiardi, pan brioche. Io ho provato e ci ho messo primo strato di savoiardi. Secondo strato, 3 savoiardi al centro e le fette di pan brioche intorno. Che saprò dire. Qualcuno l'ha mai fatto col pan brioche? So che la vicina di mia mamma lo faceva con i pavesini, però non è che mi piacesse tanto. Qualcuno, visto che lo fa con i pan di stelle, probabilmente quello è più buono. Però io sono una tradizionalista, cioè savoiardi tutta la vita. Quindi oggi ho provato, ho detto boh. Mi era avanzata ancora crema, per cui ho preso ancora 2 fette di queste pan brioche e ho fatto tipo panino, tiramisù, con tutta la crema intorno. Ma vi saprò dire, stasera mio marito l'assaggerà, ma lui non, lui è di bocca buona, quindi mangia tutto, non è un problema per lui. Niente ragazzi, questo piccolo aggiornamento, volevo raccontarvi qualcosa di più. Oggi è venerdì 5 novembre, oggi. Ho perso totalmente il conto. Lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 novembre. Sì, oggi ne abbiamo 5 di novembre. Di solito al venerdì mi trucco, ma stamattina andavo dal dentista. E quando vado dal dentista con quel trapano che spruzza acqua, poi mi lava sempre la faccia, quindi no. Poi ho finito di fare la spesa per mia mamma, già che ero fuori. Quando sono tornata a casa che non uscivo più, cosa mi toccava fare ormai a mezzogiorno, quindi a un certo punto sono un po' di rossetto, cerco di al venerdì almeno di darmi un po' di decenza, però sento i capelli, stamattina sono stata brava. E niente ragazze, fra le varie cose di cui volevo parlarvi c'erano alcuni rossetti di Avon e boh, io non capisco perché certe cose sono migliori di altre. Cucù, devi dire qualcosa? Devo dire una cosa a te. Cosa devi dire? Ho preso 6 meno di storia e geografia. Ragazzi, noi qua gioiamo per un 6 meno perché l'inizio è stato un po' traumatico, il passaggio dalle scuole medie al liceo è stato un po' così, non so come sia stato per voi, ma anche io ricordo che è stato un periodo un po' particolare, ecco, per cui solo che lei ha preso il suo primo 4 ed era un'abituata ai 9, 10 e 8 quando proprio andava male, per cui si è ridimensionata in un mondo nuovo. Vabbè, siamo contenti comunque, è il primo anno di liceo, insomma un liceo impegnativo, quindi come tutti i licei, però dato che lei studia giapponese e russo, inglese, più latino, insomma. È bello tosto, per cui anche i 6 sono bene accetti, poi noi non siamo mai stati quelli da quindi prendere per forza 10 come alcune mamme a scuola, quindi devi prendere per forza 10, deve essere il più bravo della classe, ma anche no, se non ce la voglia, anche no,
no, non siamo così schiavissimi. L'importante è che porti a casa il suo meglio che può, appunto. Il voto è indifferente. Certo, se è un'insufficienza va recuperata. Ma va bene. Abbiamo divagato, oggi me l'ho messa un po' qua in camera perché ho messo il cavalletto. Ora tra poco viene il figlio di una mia amica a portarmi una zucca. Io però ce n'ho già due in frigo, quindi devo farci qualcosa. Comunque quella che avevo surgelata oggi mi sono fatta la minestra, per cui poi ci ho aggiunto il cavolo nero, ma è un periodo che non mi va di mangiare cavolo nero. Anche io dico a mia madre che me ne ha piantati 50.000 nell'orto. Perché li mangio solo io, ma quest'anno non mi va il cavolo nero. Come faccio a dirglielo? Vabbè, tanto lei i miei video non li vedrà mai, quindi non lo saprà. Non lo saprà, ecco. Va bene, ragazzi, volevo fare questo vlog di aggiornamento. Non ho grandi contenuti, cose da farvi vedere, da parlarvi, da dirvi. Sto aspettando la lettera del signor sindaco che avrebbe dovuto arrivare in settimana perché mi doveva dire quanti soldi mi vuole dare. Girano voci preoccupanti di praticamente ci fa l'elemosina perché avrete un danno permanente e quindi ci fa l'elemosina. Per cui domani mattina, sabato mattina, lo passerò alla riunione di comitato di quartiere perché chiaramente metteremo un avvocato tutti insieme. E la mia voglia sabato mattina di andare al comitato di quartiere e la riunione per sapere quanti soldi mi vuole dare, quello là. La cosa buona è che mio marito dice ce li investiamo tutti in una casa nuova. E tra le altre cose devo andare dalla Veneta Cucine a litigare per la milionesima volta sulle ante, non mi ricordo se ve le ho fatte vedere, perché praticamente si sbucciano dagli angoli. Ora ho trovato una pagina su Facebook dove si parlava della cucina della Veneta e di questa finitura silk che quando voi l'acquistate adesso vi viene detto che può presentare questo problema dopo qualche anno. Dato che quando è uscita era nuova e nessuno me l'ha detto, perché altrimenti non l'avrei mai presa, il risultato è questo. Aspettate che giro. Una, questa, non so se riuscite a vederla, che è gonfia. Quest'anta qua, me l'hanno sostituita 2 anni fa. Questa. Questa qui forse ve l'ho già fatta vedere. Lo scolapiatti. Lo scolapiatti, ragazzi. Lo scolapiatti che patisce l'umidità, è una barzelletta. Qui e anche qui di lato. Questo qui vicino allo scolapiatti. Ah già, perché questo si apre così. Qui. Il sottolavandino, ragazze. Cioè, guardate com'è questo sottolavandino. A voi sembra normale? Questo. E quello più grave è questo, che magari sono andata io a rendere più problematico agganciandomi. Oltretutto, quando voi la pulite dovete stare attenti perché il panno si aggancia e prima o dopo io strappo tutto. E quindi niente, io ho già, cioè, mi hanno parlato con mio marito ieri sera, io voglio che mi sostituiscano le ante. Dato che me le hanno già sostituite 2 anni fa e siamo di nuovo qui, me le sostituiscono tutte, a me non importa. Me le sostituiscono tutte con un altro modello, colore, finitura che non si sbucci perché non è costata 2 lire questa Veneta Cucine, cioè Veneta Cucine, aspettate che ve lo faccio vedere, che non dico storie, ma avete visto anche, eccola qua. Oh, qua ho sporcato col cacao facendo il tiramisù, aiuto. Ecco, avevo fatto un video su questa cucina, eccola qua, Veneta Cucine, bellissima riuscita, mai più. E quindi pretendo che questa cucina sia sistemata. Io all'omino che ce l'ha venduta, che purtroppo non lavora più lì, l'avevo promesso dopo aver avuto per 18 anni una cucina. Ora vi giro di nuovo. Avevo promesso a quello che mi aveva venduto la cucina che qualsiasi problema sarei stata cattivissima, perché ho avuto per 18 anni una cucina che in realtà non ha mai presentato problemi, è semplicemente stata montata male dall'inizio. E per un montaggio così pessimo, povera cucina, 18 anni, direi che se li ha guadagnati, se li era guadagnati. Certo, mi stava lasciando e anche in modo molto pericoloso perché il mobile che reggeva il forno
Non era una colonna unica, era stato creato apposta perché sotto c'era la lavatrice e quindi era semplicemente appeso e poggiava, non poggiava su niente, ecco, non poggiava su niente. E si stava spaccando, quindi mi sarebbe arrivato in testa forno e tutto quanto, una roba pericolosissima. Oltretutto quello sportello era profondissimo, non vi dico cosa c'era dentro di tutto, c'era assolutamente di tutto lì dentro. Però 18 anni, stiamo parlando di una cucina di 18 anni. È una marca che io non conoscevo, ma presumevo fosse buona perché era tutta marchiata dentro. Ho scoperto essere una marca che esiste ancora, si chiama Maisons. E non lo so, insomma, non mi fiderei perché i montatori erano improvvisati, ragazzi, erano gente che montava anche i mobili. Ma allora anche mio padre montava anche i mobili, forse me l'avrebbe montata meglio lui, ma vabbè. E quindi tralasciamo tutti i problemi che avevamo avuto con quella cucina, la cappa non era la sua, ce l'avevano fatta arrivare, il buco sopra non era come l'avevo voluto io, i cassettoni, volevo i cassettoni per le pentole, si sono sbagliati, c'era uno sportello, insomma, alla fine siamo finiti per avvocati e la differenza di soldi che dovevo dargli non gliel'ho data, anche perché quei soldi li ho usati per farmi pitturare la cappa, per farmi creare da un falegname il buco che mancava, per farmi montare la cornice che loro non mi hanno montato, per ricomprare gli zoccoli che non mi hanno montato, per comprare le maniglie, perché mi mancava due maniglie e non me le hanno mai portato, quindi ho dovuto cambiare tutte le maniglie, per cui quei soldi ci sono andati tutti, ma proprio tutti. Poi all'epoca non c'era Leroy Merlin, c'era il tutto mobili, come si chiamava, che aveva anche le maniglie, ma erano costate parecchio, quindi vabbè, stendiamo un velo pietoso. Per cui avevo promesso che sarei stata cattivissima. Ci siamo lamentati, ok, ci hanno sostituito 5 ante dopo 2 anni e dopo altri neanche 2 anni, neanche un anno addirittura. Se è un anno che continuiamo a scrivergli lettere, io ho scritto anche in azienda dicendo mi hanno risposto di rivolgermi al rivenditore. Ma io avevo specificato nella mail che mi ero già rivolta al rivenditore che mi stava ignorando. Per cui buona pubblicità da me non ne avranno. Ecco, non ne avranno. O sistemano questa faccenda come si deve una volta per tutte, o io non faccio, posso fare buona pubblicità a una ditta che vanta tanto e poi mi ritrovo dopo 4 anni una cucina che è da buttare. Ragazzi, da buttare. È una vergogna. Va bene, se la prendevo all'IKEA probabilmente era meglio. Ma vabbè, anzi, dal mondo convenienza. Così, con i soldi che ho speso di una, ne compravo tre. Ogni 4 anni potevo cambiare la cucina, avevo sempre la cucina nuova. Ma vabbè, stendiamo un velo pietoso. E va bene, voleva essere solo un piccolo vlog di aggiornamento, invece abbiamo parlato anche della cucina. Sono contenta che mentre parlavamo sia uscito l'argomento, perché era già da tanto che dicevo, prima o poi ve lo devo dire in un vlog, prima o poi ve lo devo dire in un vlog. Adesso ve l'ho detto. Ora, spero di riuscire a caricare questo video per lunedì come di solito. Oggi no, sicuro, domani sono la mia madre. No, sicuro, forse riesco a caricarlo domenica pomeriggio, ma devo fare le unghie a mia figlia perché ha delle unghie imbarazzantissime, ma non ha lei mai il tempo di farle perché io oggi sono qua, ieri pomeriggio ero qua. No, ieri pomeriggio ero a fare la spesa, ma l'altro ieri pomeriggio era a casa, ma lei non c'è. Sono le 4:37, non è ancora tornata. Ieri è uscita alle 7, meno 10, è tornata alle 6. È stata tutto il giorno a scuola. Oggi idem perché sta facendo si chiama GEMUN, una simulazione delle conferenze delle Nazioni Unite. E dato che lei è in quarta, è in questo progetto già da 3 anni, quarte e quinte di solito occupano posizioni più alte, quindi lei ha tenuto i corsi per i nuovi, ieri hanno fatto il test e oggi correggeva il test. Mia figlia più piccola invece ieri ha fatto il test, quindi ora sta aspettando i risultati di sapere se l'avranno preso oppure no, ma chi lo sa. E niente ragazzi, quindi se l'hanno prese tutte e due, dobbiamo andare a comprare il dress code perché alla grande non entrano più i pantaloni e la giacca, perché ci vuole il dress code. Taglio nero e camicia bianca. Anzi, a proposito, se sapete dove possiamo trovare un taglio nero, mi ha detto da H&M, però lei è magrissima e non so se. Cioè, la camicia bianca l'abbiamo dovuta prendere da Motivi, l'abbiamo pagata tantissimo e vabbè, ce ne servirebbe chiaramente ancora una perché se suda un attimino. L'anno scorso, il primo anno, lavaggio, asciugatura e io poi alle 11 di sera io l'ho stirata per 3 giorni così, ma per 2 giorni così il terzo giorno, no? L'abbiamo messa a lavare. L'anno scorso l'ha fatta online, quindi non sbatti, non sudo. Quest'anno invece è di nuovo in presenza, per cui mi servirà
sicuramente un'altra camicia. Al tailleur ci vorrebbero almeno due giacche e due pantaloni. Quindi se devo comprarla anche all'altra, due giacche e due pantaloni. Tagliamoci le vene. La cosa positiva è che siamo a novembre, di qua a febbraio abbiamo il tempo di andarle a comprare. Però non si trovano, cioè non si trovano. Veramente è già un mesetto che cerchiamo questa giacca e questi pantaloni, ma non riusciamo a trovarli. Avevo pensato anche di prenderli nella linea da uomo, ma lei è talmente magra che non le entrerebbe mai neanche la S Slim Fit. Non c'è modo, perché magari si trovano spezzati, ma si vede che non sono uguali. Invece ci vuole proprio un tailleur. Se sapete dove trovare un tailleur da donna, taglie piccole, una small o anche una XS, scrivetelo sotto nei commenti, mi fate una cortesia. Io ora vado perché avrò parlato tipo per 10 minuti, anche di più. E va bene, ragazze, vado a rilassarmi un attimino. Stasera pensavo di fare un risotto al pomodoro perché non ho neanche voglia di. A parte che sto di nuovo male, poi in realtà non è che ho male al dente perché il dente era una carie, mi ha detto che era anche piccola. L'ho fatta fare per precauzione perché io non soffro mai di denti, per cui quando il dente mi fa male. Ormai è troppo tardi, essendo un dente del giudizio, visto che si è un po' più annerito, era un po' di anni che era cariato, ho detto puliamolo subito, però è l'ennesima anestesia, a parte che ormai sono diventata insensibile all'anestesia, ho fatto talmente tante punture nell'ultimo mese e mezzo che non me ne sono quasi accorta che mi ha fatto la puntura, vi dico la verità. Però poi cioè, mi sembra come se qualcuno mi avesse tirato un pugno, perché comunque è il trapano e tira la guancia di qua, tira la guancia di là. Mezzogiorno minestra, stasera riso, risotto al pomodoro. C'è ancora un po' di passata di pomodoro che avevo fatto con i pomodori dell'orto, quindi un bel risottino al pomodoro perché di pasta al pomodoro non voglio. Non è che mi piace tanto la pasta al pomodoro. Il risotto sì, la pasta no. Mi piace la pasta al pomodoro. Va bene, ragazzi. Vi lascio questo piccolo aggiornamento. Se riesco, magari la prossima settimana vedo di riuscire a registrare qualche video. Magari slitteremo di un giorno perché lunedì e martedì abbiamo altre due visite mediche, quindi ciao. Però da mercoledì in poi dovrei essere tranquilla. Ne ho ancora una di visita al 23, salvo poi nel frattempo ne arrivino delle altre, oltre quelle di routine che deve fare mia figlia. E quindi dobbiamo sempre ritagliarci i tempi per fare qualcosa, quindi niente, va bene, vado. Ciao ragazze.